Ciao fotografo, ricevo spesso messaggi privati da parte di fotografi alle prime armi. Mi inviano scatti con evidenti problemi di composizione ed errori tecnici, come micromosso, fuori fuoco, sotto esposizioni e simili. Mi chiedono cosa ne penso ed io capisco la loro esigenza di avere un giudizio sul proprio operato. In questo stadio del percorso fotografico si è ancora fragili, confusi, tranquilli, ci siamo passati tutti. Questa è la fase in cui non si riesce a tenere saldo il pennello in mano. Ed è impensabile riuscire seriamente a concentrarsi sul dipinto. Chiamiamola fase zero. Ok, respirate. Lo so che vorreste bruciare le tappe sfornando subito grandi capolavori, ma adesso è necessario che vi dedichiate all'esercizio. Vi piace il calcio, il basket o l'atletica? Volete diventare dei campioni? Ecco, cominciate ad allenarvi. Potenziate la muscolatura dove serve, prendete dimestichezza con il proprio corpo. In poche parole, esercitatevi. Come farlo? Studiatevi la tecnica, potrete tranquillamente reperire queste informazioni con internet, libri, manuali, corsi base. Mentre vi studiate queste nozioni tecniche, è assolutamente necessario che la mettiate in pratica. Avete letto come agiscono i tempi di esposizione sullo scatto? Bene, provate a scattare con diversi tempi di esposizione, verificate le differenze e memorizzatele. Tentate, sbagliate, correggetevi finché questo pennello non sarà ben saldo fra le vostre mani. Se padroneggerete la tecnica, potrete finalmente concentrarvi sulla composizione e sull'armonia dell'immagine. Vi ricordate quando facevate le prime guide per prendere la patente? Converrete con me che è difficile dire al cervello quali sono tutti i comandi che vanno armonizzati per far muovere bene l'auto. Non credo che in quel momento vi siate sentiti pronti per un rally. Ecco, lo stesso vale per la fotografia. Quindi umiltà, testa bassa e pedalare. Altrettanto spesso ricevo delle foto che tecnicamente sono perfette. Nel senso che magari il fuoco è nel punto giusto, il bilanciamento del bianco è corretto, l'esposizione è azzeccata e così via. Questa la chiamerei la fase 1. Quali sono i problemi che riscontro spesso in questo stadio del percorso fotografico? Ve lo dico subito: composizioni non curate, mancanza di equilibrio nel peso dell'immagine, colori non armonizzati tra loro, contrasti inutilmente violenti, saturazioni eccessive e molti altri. Ma sono tutti problemi legati a un gusto estetico che ancora si deve formare. Siete buoni frutti, ma ancora acerbi. Questo è uno dei momenti più pericolosi per un fotografo. Se ti credi un fenomeno in questa fase, finirai nel girone dei dannati, destinato a produrre bruttezza per tutta la vita. Immagini tecnicamente perfette, ma esteticamente imbarazzanti. Questo non è più il momento dell'esercizio, che va pur sempre mantenuto, ma è il momento dello studio. In questa fase è necessario che iniziate ad osservare bene le foto dei grandi maestri, ma per ora anche quelle dei fotografi bravini vanno bene uguale. Guardate la composizione dei dipinti di autori conosciuti e osservatela, studiatela. Musei, libri, manuali, internet, scuole, corsi, chi più ne ha più ne metta. Chiaramente è necessario che vi costruiate un giudizio critico, in modo da saper scegliere e apprendere dai contesti giusti e validi. Se pagate un corso di un fotografo scarso, che magari è anche un pessimo docente, oltre a non sapervi indirizzare verso un'estetica di qualità, in tal caso avrete buttato i vostri soldi. Imparate la teoria del colore, ci sono tanti libri validi sull'argomento, se ne volete sapere uno, per esempio questo, Le armonie del colore di Garau. Per esempio, saper accostare i colori è importante per generare emotività nello spettatore. Cominciate a gestire i contrasti, confrontatevi con la realtà che vi circonda evitando di alterarla all'eccesso. La post-produzione in questo momento può essere, e dico può essere, la vostra peggiore nemica, perché il rischio può essere quello di delegare alla post la risoluzione della vostra carenza estetica, pensando di alleviare il problema con un po' di mood cool. Sì, ci metto quel filtro figaggine 2 fettoni, un lens flare, contrasto un po', shaker o esce fuori un capolavoro. E non è così, belli, non esistono scorciatoie per superare questa fase, se non attraverso lo studio di quello che di bello già esiste. Quindi osservate, osservate, osservate e copiate se è necessario. Meno spesso succede un'altra cosa. Ricevo degli scatti di persone che sono tecnicamente preparate ed esercitano un'ottima capacità estetica. Questa è la fase 2. Chi c'è passato lo sa, in questo momento ti senti Dio sceso in terra. Cominci a ricevere i primi apprezzamenti dalla zia, poi dalla cugina, poi gli amici ti dicono che sei brava o bravo e prendi like su Facebook e finisci a girare su te stesso come un bischero, ti accontenti, non accetti più le critiche, i consigli e pensi di essere arrivato. Questo è lo spartiacque fra le mezze seghine e i fotografi che sono coscienti dei loro limiti. Puoi scegliere, credere di essere una divinità egizia dal sacro scatto o accettare che ancora sei nella fase embrionale di un complesso percorso di ricerca interiore. Se scegli l'opzione A, resterai nel
nel purgatorio dei rosiconi, quel posto dove si finisce per odiare i fotografi che hanno veramente qualcosa da raccontare. Se invece scegli l'opzione B, hai delle concrete possibilità di approdare alla fase 3. Molto di rado ricevo scatti da parte di chi ha superato la fase 2, ma devo dire con piacere che qualche volta capita. Questo è il momento dove, continuando a guardare fuori, è importante cominciare a guardarsi dentro. La fase 3. Inizia una ricerca interiore che può generare dei conflitti e delle paure. Sono in grado di andare avanti nel fare quello che sto facendo? Sono all'altezza di gestire questo importante mezzo artistico? Perché nascono questi dubbi? Perché cominci veramente a vedere. Un po' come Neo in Matrix, quando per la prima volta riesci a leggere i codici sorgenti. Cominci a renderti conto che intorno a te c'è un sacco di gente brava e capace. Se posso darti un consiglio, non vedere questa cosa come un limite, ma piuttosto come una possibilità di confronto e di crescita ulteriore. Cosa deve fare un fotografo in questa fase? Cominciare a raccontare una storia, un concetto, un'idea dal suo personale punto di vista, partendo da quello che più gli sta a cuore. Iniziando da tematiche che meglio conosciamo e che quindi più facilmente racconteremo. Qui è necessario dare un calcio alla banalità e, per dirla con le parole di Bresson, è arrivato il momento di porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e il cuore. È un modo di vivere, si comincia a produrre la fotografia, quella buona. Esistono poche e rarissime persone che arrivano a questa terza fase saltando la prima e la seconda, io li chiamo gli eletti. Fermi tutti, non è il nostro caso, noi dobbiamo farci il culetto a quadretti per meritarci ogni singolo successo. Però è vero, riconosco che ci sono persone che hanno qualcosa da raccontare indipendentemente dalle loro capacità tecniche. Probabilmente osservano il mondo da quando sono nati, sono molto curiosi e quindi imparano in fretta. Possono venire da famiglie che hanno saputo guidarli e valorizzare le loro attitudini, oppure hanno attraversato percorsi artistici differenti per poi approdare alla fotografia. Ecco, se ci fosse un eletto, ma sono certo che non ci sarà, ma se ci fosse un eletto che sta guardando questo video, per piacere non buttare le tue innate capacità. Prendi la macchina fotografica, le luci, impara la tecnica e esercitati a dovere, perché la tecnica fotografica ti servirà come il pane se in futuro vorrai vivere di fotografia. Bene, credo di avervi detto tutto, però mi farebbe piacere che nei commenti mi scriviate in quale fase delle quattro pensate di trovarvi. La 0, la 1, la 2 o la 3? E questa cosa delle fasi non andate a dirla in giro, rimanga tra di noi, non è un metro di giudizio universale, Me la sono inventata io per veicolare in maniera più semplice i concetti che ho appena espresso. Apro una piccola ma utile parentesi. Se sentite l'esigenza di uno spazio che vi possa ispirare, dico fotograficamente ispirare, cercate la pagina Instagram Ciao Fotografo. L'abbiamo appena aperta, ci troverete una selezione dei migliori scatti del gruppo Facebook omonimo. Immagini di fotografi che hanno veramente qualcosa da raccontare e dalle quali potrete attingere idee e ispirazioni. E se ora vi dicessi che le fasi da scalare per raggiungere il paradiso dei fotografi sono 10?